Allora, buongiorno. Anche quest'anno, il 12 giugno, celebriamo la giornata della memoria per ricordare tutte le morte che sono morte sul lavoro e nell'adempimento del proprio dovere. E pertanto quest'anno alle 8:30 porteremo la corona in piazza dei caduti sul lavoro, poi alle 10:30 ci sarà nella chiesa di San Bruno nel cimitero la Santa Messa celebrata direttamente dal Vescovo, l'Arcivescovo Filippo Santoro. Poi ce ne andiamo in corteo fino alla Stele e all'1:30 c'è un pranzo sociale insieme a chi non c'ha da mangiare, pertanto già da adesso chi vorrebbe mangiare insieme a quello mi dovrebbe avvisare, perché altrimenti poi non, per l'organizzazione non è più possibile. Poi alle 16 c'è il convegno per un processo giusto e rapido all'Università di Giurisprudenza con l'onorevole Boccuzzi della Thyssen Group, che dovrebbe chiudere il convegno e assumersi le responsabilità di portare avanti quello che emerge dal convegno. Questo secondo me è molto importante, perché le morti sul lavoro devono avere una corsia privilegiata, perché solamente così si può dare giustizia e dignità a queste persone. Non muoiono due volte, la prima per il profitto, la seconda per la prescrizione. Pertanto invito tutti quanti a voler onorare tutte quelle persone che purtroppo sono morte. Se ognuno vuol dare un omaggio a questa è l'occasione buona.